Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente eccolo qua il video sui miei regali di compleanno. Scusatemi che vi ho fatto aspettare così tanto, ma appunto avevo un sacco di vlog da caricare. Ma oggi finalmente è arrivato il momento. Sono pronta, ho tutti i miei regali qua di compleanno. È stato molto difficile perché dopo averli aperti il giorno del mio compleanno, ovviamente dopo averli ricevuti, li ho richiusi e lasciati tutti là per farvi questo video. Specialmente alcuni sono stati più difficili da tenere là chiusi di altri. Quindi tra l'altro oggi ho lavato i capelli e tipo il rosa se n'è quasi completamente andato. Mi dispiace un sacco, commentate qua sotto se volete che rifaccia il colore oppure no. Io sono molto tentata di rifarlo perché mi piaceva un sacco. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito con i regali. Allora, vado molto molto a caso, ve lo dico subito. Primo regalo, questo è stato il regalo di una mia amica ed è di Intimissimi. Eccola qua, è una maglietta, è un top nero elasticizzato. Non so se si vede, ma lungo tutto il colletto ha questo pizzo bellissimo. E stessa cosa sulle appunto sulle maniche, c'è questo dettaglio in pizzo che è molto molto elegante. Ottimo regalo perché lo posso indossare sia come top ovviamente a sé che come underwear, quindi da utilizzare sotto a maglioni magari più pesanti quando farà più freddo ancora. Poi altro regalo, questo è stato il regalo della mia mamma e della mia nonna e sono, li ho scelti io perché li volevo da un sacco di tempo, e sono questi stivaletti della UGG. Il dettaglio che volevo assolutamente, assolutamente non volevo quelli semplici, volevo assolutamente questo dettaglio con il fiocchetto in raso sul retro. Sono i classici UGG, quindi sono super morbidi e soffici nella parte esterna e all'interno ancora di più soffici e morbidi perché hanno questa lanetta super super calda. Questi li volevo per quando farà davvero freddo o per quando saremo a Cortina, perché abbiamo iniziato ad andare praticamente ogni weekend a Cortina e ho assolutamente bisogno di qualcosa di caldo che mi tenga i piedini caldi caldi, soffici e morbidi. E il dettaglio che però mi ha fregato tra virgolette, che mi ha fatto dire wow li voglio, era proprio questo fiocco sul retro. C'era anche un altro modello leggermente più alto con due fiocchi ed ero in dubbio, però alla fine ho preso questi. Poi questo è il regalo di De Mezza, è ancora impacchettato ma ovviamente l'ho aperto perché me l'ha dato quando siamo stati ad Amsterdam, e quindi l'ho aperto davanti a lei perché volevo assolutamente che l'aprissi davanti a lei. E ci sono due ciotoline, voi dovete sapere, anzi se mi seguite da un po' probabilmente già lo sapete, ma c'è un brand olandese che si chiama Blonde Amsterdam che fa tutte queste cosine, non solo cosine per la casa ma tutta una collezione di cosine carine. Io amo, ho le tazze, la tazza natalizia, le tazze semplici, ho una scatolina porta profumi che tengo in bagno, insomma ho un sacco di cose della Blonde Amsterdam, ma questo mi mancava. Allora, queste sono due, praticamente deve vi ha detto che hanno lanciato la collezione Italy, quindi ci sono tutte le cose legate alla cucina italiana, alla pasta, alla pizza, e lei mi ha preso queste due ciotoline che hanno, sono tutte disegnate a mano e hanno appunto tutti questi disegnetti con le cose italiane, tipo c'è uno chef con gli spaghetti con su scritto bellissima, poi c'è il gelato e poi penne, farfalle, le lasagne e poi don't get upset, eat some spaghetti, e ci sono gli spaghetti and some cheese e poi pasta lover, insomma sono bellissime. E poi lei sa che io sono matta per Long Amsterdam, mi piace tutto di questo brand. E poi ci sono un'altra figata, ci sono questi due, aiuto, devo stare attentissima perché sono super delicati, ci sono questi due piatti, li ho presi per me e per Tomas. Non so se sono uguali, sì sono uguali, e ci sono, c'è disegnata tutta la pasta e poi ci siamo io e Tomas, praticamente sembriamo davvero noi che mangiamo la pasta, you are the cheese to my macaroni. E sì, quindi sono molto contenta, sono bellissimi e voglio assolutamente usarli prima possibile. Poi c'è il regalo della mamma di Tomas, anche questo l'ho scelto io, praticamente le ho detto una cosa che mi piacerebbe avere e lei me l'ha trovata, ed è questo, è una pellicciotta rosa nel mio colore preferito. Anche questo è stato difficile non indossarla perché
l'ho lasciata lì solo per farvela vedere in video. All'interno la fodera è rosa e anche ovviamente all'esterno è un eco pelliccia, ci tengo a specificare, ma ne ho una rosa che è piuttosto corta ma è completamente diversa, non ha questo dettaglio, non ha il cappuccio eccetera, mentre appunto questa mi mancava proprio. E poi c'è quest'altro regalo di una mia amica che forse, anzi sicuramente, è il regalo più speciale perché è unico, non esiste una copia perché è stato fatto appositamente per me e l'ha dipinto lei. Riconoscete questo gatto? Riconoscete questo gatto? È il gatto Denver! E poi ci ha messo la Louboutin accanto. Amo troppo questo quadro, non vedo l'ora di appenderlo, è bellissimo, è simpatico, mi rispecchia, c'è la Louboutin, c'è il gatto Denver nelle sue posizioni assurde e la figata è che ha anche le lentiggini sul naso, quindi insomma l'ha fatto proprio uguale uguale uguale. Amo questo regalo, è super personalizzato e appunto unico e quindi sono stata molto molto felice quando l'ho visto, non vedo l'ora di appenderlo, devo ancora decidere dove, però è troppo troppo carino, sono già affezionata a questo quadro. Poi c'è un altro regalo che in realtà è un autoregalo, ma siccome, cioè non l'ho acquistato proprio per farmi un regalo per il compleanno, cioè era un regalo X, però siccome è stato sotto il periodo del mio compleanno lo calcolo come autoregalo di compleanno, non so se ha un senso quello che ho detto, e sono questi occhiali che hanno 76 scatole, un po' tipo le matriosche russe, non so se rendo l'idea. Quindi apri la prima scatola, c'è la controscatola, ok, e poi all'interno c'era la scatola, aiuto, sta cadendo tutto, la scatola vera e propria. Questi occhiali hanno un costo, no, è sotto, ah, è sotto, ci sono tutti i vari accessori eccetera eccetera che non avevo nemmeno visto, non mi ero neanche accorta di avere. Questi occhiali li ho già utilizzati una o due volte e hanno un costo veramente proibitivo, infatti ci ho pensato 30 volte prima di prenderli, li ho provati, mi stavano, almeno secondo me, io con gli occhiali ho delle grosse difficoltà ragazzi, dovete sapere, quando vedo un paio di occhiali praticamente sta bene a tutti tranne che a me, su 100 occhiali forse uno mi sta in modo decente, quindi è davvero difficile trovare qualcosa che mi piaccia o che comunque non sia osceno, e quando ho provato questi mi sono piaciuti subito e poi li ho lasciati là perché ho detto no, costano veramente troppo, e poi sono ritornata prima di ripartire, che eravamo ad Amsterdam, prima di ripartire per Trieste sono tornata e li ho presi perché mi piacevano troppo e sono questi occhiali. Adesso vi prego non mi dite ti stanno da schifo, perché erano gli unici decenti, in realtà sono più che decenti, sono, secondo me sono meravigliosi, con questa luce sembrano molto più marroni di quanto sono in realtà, sono in oro, non sono acciaio, ma questo è davvero oro, non mi interessava sinceramente il fatto di avere degli occhiali d'oro, però mi piaceva la forma e appunto sotto queste luci sono troppo marroni, ma sotto il sole sono fantastici, mi piace la forma, sono degli occhiali oversize, quindi sono più grandi degli occhiali aviator normali e proprio questo mi piaceva insomma, quindi alla fine mi sono decisa e li ho presi e li, cioè, li tengo tipo praticamente sotto una bacheca di vetro un po', quindi. Poi c'è un altro regalo di una coppia di nostri amici che mi hanno portato, allora, questo che è una fragrance chic al melograno. Io amo, come ben sapete, dovreste saperlo, le profumazioni per la casa, quindi tutto quello che fa profumo in casa io amo, quindi candele profumate, non tanto quelle che si attaccano alle prese, mi piacciono molto di più le candele profumate e questi, quelli con i bastoncini che poi si riempiono di profumo e lo insomma rilasciano nell'ambiente. Amo anche il profumo al melograno, quindi in questo momento ne ho uno che sto per finire, quindi giusto giusto perché appena finisco quello avrò questo nuovo. E poi, e poi quest'altra cosa buffissima ma anche utile, che praticamente serve da mettere sul divano, è una mega ciabatta gigantesca, ovviamente rosa, mi hanno spiegato che praticamente tu lo metti sul divano, ci inserisci i piedi e questo te li riscalda, puoi anche metterci la borsa dell'acqua calda e ti riscalda i piedi, è fantastico, lo adoro, non so come si chiama in realtà, scaldapiedi, ok, bene, c'è scritto e non era poi così difficile da intuire Nicole, comunque questo. Poi mi è arrivato un pacco da Benefit in esclusiva per il mio compleanno, che è questo, c'è questa shopper bag, Laughter is the best cosmetics, questa shopper molto molto carina, piena di prodotti Benefit, e c'era anche questo biglietto.
tantissimi auguri di buon compleanno a una delle persone più dolci e spontanee del web. Un bacio da parte di tutto lo staff Benefit da San Francisco a Milano e un abbraccio speciale da me, Ale, e lei è una ragazza dolcissima che lavora alla Benefit, che è praticamente una mia amica ormai, e vi faccio vedere tutto quello che ho ricevuto. Allora, c'è questo packaging speciale della Hula con all'interno anche un braccialetto. Devo aprirlo in diretta con voi perché non l'ho ancora visto. Oh my godness. Allora, c'è oh, ma è una mini size, oddio, io adoro le mini, no, non ci posso credere, è una mini hula da viaggio, sono troppo ingallata quando vedo queste cosine. E il bracciale, oddio che carino, è bordeaux con questo piccolo ananas dorato, oddio è troppo carino, cioè non ci posso credere. Poi c'è, beh, questo anche oggi lo sto indossando sotto il fondotinta, amo questo prodotto, è il The Professional Pro Bun, lo sapete, è un primer, uno dei primer che preferisco sulla terra praticamente, è fantastico. Poi c'è, oh, che cos'è questo? Angled Brow Brush and Spoolie. Oh, questo è un pennello angolato che dall'altra parte ha anche il pettinino per prelevare, cioè per sistemare le sopracciglia, per pettinarle, e poi naturalmente il pennello angolato serve per andare a disegnarle. Ultimamente sto usando sempre e solo pennelli angolati per stendere il prodotto in gel sulle sopracciglia, non uso più la matita da un po'. E poi c'è il WhatsApp, questo Soft Focus Highlighter for Face, non credo di aver mai provato questo, wow, che packaging strafigo. E sì, WhatsApp, no, non l'ho mai provato, che carino il nome. E c'è il prodotto, oh, c'è questa spugnetta e il prodotto immagino vada spremuto verso l'alto, quindi si gira. Sono curiosa di provarlo perché uno dei miei illuminanti preferiti di sempre è di Benefit, quindi sicuramente anche questo mi piacerà molto. Voglio vedere che colorazione è, perché l'altro che è rosa lo amo. E poi c'è il The Real Exclusive Crystal Cut Design, infatti volevo dirlo, conosco il The Real perché lo uso sempre praticamente, però non conoscevo questo packaging. Questo è un packaging speciale fatto tutto tipo con dei diamantini, bellissimo. E poi, c'è il The Real Red On Sexy Matte Lip Color, wow, un rossetto matte per le labbra, in questo packaging che però non è il solito packaging dei rossetti. Andiamo a vedere, ulala, che carino, no, adoro, vi prego, guardate che carino, c'è il pennellino per l'applicazione ed il colore sotto, il fatto che sia completamente opaco mi fa già capire che lo adorerò. Poi, cosa c'è? Questo è il Dead Girl Brightening Face Primer, un face primer illuminante. Sapete che stavo proprio cercando un prodotto del genere, l'avevo visto qualche giorno fa in un video di Nikki Tutorial, se non sbaglio, e mi sono detta, cavolo, devo assolutamente provarlo, perché tipo in inverno, quando comincia a fare più freddo, la mia pelle diventa molto molto secca e mi piace avere un extra layer di illuminante che appunto non mi faccia sembrare il viso troppo ashy, troppo ceneroso, troppo opaco e troppo secco. E poi ci sono tutti questi packaging nuovi che io sono troppo curiosa di vedere che cos'è, e sono questi da notare. Allora, io questo packaging mi fa troppo ricordare delle confezioni di gomme di quando ero piccola. Notare, sono molto anni 80 questi packaging, vero? Magari mi sbaglio, ma a me ricordano un sacco gli anni 80 e gli anni 90, queste cose super colorate, super flashose. E sono i nuovi Punch Pop Liquid Lip Color, ullala, e ci sono diversi lip color in un sacco di tonalità. Andiamo ad aprire questo, in tonalità bubblegum, quindi questo deve essere per forza un colore nude, e hanno anche vitamina E all'interno, che carini. Questo è il packaging, Punch Pop. Sono troppo curioso di vedere come sono questi prodotti. Ah, hanno lo scovolino in spugna. Che peccato, non hanno profumo, mi aspettavo che profumassero di bubblegum.
invece non profumano sig. Io voglio sempre che tutto profumi. Arriviamo al super regalo che mi ha fatto Tomas da Louis Vuitton. Come sapete, quando siamo stati a Parigi siamo stati da Louis Vuitton, che abbiamo avuto quell'esperienza allucinante, ma sorvoliamo, se avete visto il vlog sapete di cosa sto parlando. Comunque è tutto a posto, perché in molti eravate preoccupati, ma tranquilli, quindi sapete che appunto Tomas mi ha fatto il regalo di compleanno da Louis Vuitton. Inizialmente, vi spiego, cercavamo perché Louis Vuitton ha fatto una collezione con tutte le lettere dell'alfabeto, e quando eravamo ad Amsterdam, una piccola premessa, io ho pensato, cavolo, però sarebbe bello se mi regalasse la collana di Louis Vuitton con la lettera T come il suo nome, e lui ha avuto lo stesso identico pensiero. Due minuti dopo mi fa, sai cosa mi piacerebbe regalarti? La collana con la mia iniziale, con la T, così mi porti sempre con te. Ho detto, no, non è possibile, cioè tu mi leggi nel pensiero, com'è possibile? Cioè lui ha pensato la stessa identica cosa. Abbiamo cercato questa collana in entrambi Louis Vuitton di Amsterdam, esaurita. Siamo andati a Parigi a cercarla e c'era. Quello è il Louis Vuitton più grande al mondo, ovviamente ha la fornitura più grande e ci trovi veramente di tutto. Se c'è qualcosa che trovi da Louis Vuitton, che cerchi da Louis Vuitton, non la trovi a Parigi sulle Champs-Élysées, la trovi per forza. È enorme, ha tipo, non lo so, 4-5 piani, insomma, lì piani, insomma, lo trovi. Mi stavo ricordando dell'esperienza in quel Louis Vuitton di pianti, e ho trovato questa collana con la lettera T. L'ho provata e mi piaceva, non posso dire di no, però sembrava più, non lo so, magari forse a me, però sembrava più una croce che la lettera T. E non sono una grande fan delle croci da indossare, non mi piace come mi stanno, non per altro. E poi alla fine ho scelto un'altra cosa, che è sempre sulla stessa linea, questo è il pacchettino, mi hanno fatto un pacchettino carinissimo, la ragazza era molto molto carina. E ci sono un paio di orecchini della stessa collezione, ve li farò vedere più da vicino perché altrimenti così non vedrete nulla. Sulla parte sinistra, in realtà abbiamo deciso che sulla parte sinistra indosserò la lettera T. Sì, ho preso l'orecchino con la lettera T, e poi sulla parte destra invece indosserò la lettera N. La lettera T è solo maiuscola, la lettera N è solo minuscola. Si possono comprare e intercambiare tutte le lettere, quindi potevo prenderle entrambe con la T, però abbiamo pensato che da una parte la lettera T e dall'altra la lettera N, Tomas e Nicole, fosse più romantico e più carino. E quindi sono super 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 contenta di averli trovati, perché la lettera N era l'ultima e la lettera T anche, se non sbaglio, quindi è stato veramente una fortuna averli trovati. Li ho già indossati l'ultimo giorno in cui siamo stati a Parigi, perché Tomas voleva assolutamente che li indossassi, e quindi adesso questi sono bellissimi. Quindi se mi vedrete indossare queste lettere, sapete appunto che sono state il regalo di Tomas per il mio compleanno. Amo il fatto che ti diano questi pacchettini così carini da Louis Vuitton. E poi avete notato la confezione natalizia di Louis Vuitton, com'è carina, con tutti questi dettagli dorati. Poi qui dentro avevo messo un'altra cosa che non vi avevo fatto vedere nell'ultimo video, e questo non c'entra niente praticamente con i miei regali di compleanno, però li avevo messi qua perché dovevo assolutamente farveli vedere. E sono un paio di orecchini vintage che io ho cercato in lungo e in largo, e alla fine ho trovato su un sito che vendeva Chanel vintage, un sito americano. Quindi sì, ho dovuto pagare anche la dogana, ma ero talmente contenta di averli trovati che mi sono detta, ok, pacchiamo anche la dogana. E questi sono placcato oro. Una volta i gioielli Chanel erano tutti placcato oro, adesso sono un po' meno di qualità, se vogliamo dirla così. E sono questi appunto orecchini con la clip e la chiusura delle borse Chanel, e sono a clip appunto, quindi non hanno il classico aghetto, perché sono fatti anche per chi non ha il buco alle orecchie. Li adoro. Però quando sono stata a Parigi, sono stata da Chanel, ho visto che li hanno fatti con una nuova collezione praticamente uguali identici. Non sono placcato oro, ma sono praticamente uguali identici. Non so se il prezzo era minore rispetto a quello che li ho pagati io, però alla fine ho trovato quelli che volevo, e ok, però se li volete, probabilmente da Chanel ce n'è un paio molto molto simile. Quindi sono molto contenta di aver preso questi orecchini, me li avete visti indossare in qualche foto se non sbaglio, e mi avete chiesto insomma dove li ho trovati, eccetera eccetera. Quindi sì, li ho presi da un sito vintage, sono difficili da trovare, ma appunto se andate da Chanel adesso, io non lo sapevo, ma li trovate praticamente uguali.
Poi passiamo ai miei autoregali folli. Come sapete, le mie spese sono sempre folli, quindi per il mio compleanno devono esserlo ancora di più. E quindi sono stata prima da Valentino, e se mi seguite su Stories, su Instagram, già sapete di che cosa si tratta, credo, almeno sì, credo che le abbiate viste. E da... se vi dico le abbiate viste, avrete già capito che si tratta di un paio di scarpe. Questa è la dust bag, non le ho nemmeno aperte per farvele vedere, rendiamoci conto. Non può mancare la musichetta dei video oggi di qua. E sono queste ballerine. Sono appunto ballerine. Ho già un paio di Rockstud di Valentino, che sono però nere, in una pelle liscia e opaca. Queste invece sono in... come si chiamano? Non mi ricordo mai, sono in velluto. E sono appunto tutte rosa, ma appunto le altre che ho hanno il tacco. Queste invece sono ballerine. L'unica cosa che mi dispiace davvero tanto è di dover fare la suola, perché queste le disintegro così. Però ho adorato questo paio e ero fortunata perché avevano il mio numero. Purtroppo io ho il 40, 39 e mezzo su Valentino e faccio 80... Su queste, invece le scarpe con i tacchi mi va bene il 41, non ho ben capito Valentino come tu faccia le scarpe sinceramente, poi devo sempre provare 5 numeri diversi. Comunque ho avuto fortuna ed ho trovato queste rosa, sono stupende, non vedo l'ora di indossarle. Il fatto che sia quasi inverno non mi bloccherà, perché io le indosserò comunque, ve lo dico. Io tutto l'inverno uso ballerine, indosso ballerine, tutti mi dicono ma non hai freddo? A me non me ne frega niente, io le uso anche in inverno, giusto per puntualizzare. Arriverei a questo punto al regalo più grande, che è stato appunto il mio autoregalo per il compleanno. Anzi, faccio vedere questa parte che è la camelia. Sì, amo. Allora, io questa la volevo, sì, è una borsa, ve lo dico subito, a parte che ve lo immaginavate già, io questa la volevo da secoli, praticamente da quando è uscita. Siccome ce l'ho già in un altro colore, mi sono sempre detta non la prendo, ce l'ho già in quell'altro colore, non la prendo, ce l'ho già in quell'altro colore. E poi alla fine, dovete sapere anche che è una borsa che in questo colore è estremamente difficile da trovare. Non si trova praticamente mai in questo colore. E io lì ad Amsterdam, così per scrupolo, non volevo prenderla in realtà. Poi ho visto che una ragazza si provava la misura più piccola e ho chiesto alla commessa: posso vedere questo tipo di borsa? Li avete in nero con l'argollo dorato? E lei mi ha detto sì. Che misura vuoi? E io lì, cioè, mi si è aperto un mondo, ho detto no, non ci posso credere, io ho chiesto così. Invece le avevano davvero, erano appena arrivate, quindi aveva tutte le misure possibili e immaginabili. E avevo il dubbio se prendere questa o quella un po' più piccola, ma siccome alla fine il prezzo non cambiava di molto e questa era la misura che io volevo, ho preso questa. Adesso vedrete di che cosa si tratta, forse dalla mia intro riuscite già a immaginare. Ho già aperto 2 minuti fa questa, cioè 2 minuti prima di iniziare a filmare io ho aperto questa confezione, perché ho filmato l'unboxing che poi vi caricherò su Instagram, perché mi piace un sacco vedere gli unboxing delle altre ragazze su Instagram e quindi ho deciso di farlo anch'io, però non l'ho aperta prima, quindi calcolate che l'ho tenuta lì quasi un mese per farvela vedere. Ed è questa volta musichetta speciale per un acquisto speciale. Riuscite già a vedere un pochino? Sì! E la boy bag in nero con hardware dorato. Finalmente è mia e finalmente l'ho presa. Ebbene sì, già ce l'ho, però è una pelle leggermente diversa all'altra. Già ce l'ho in colore nude, ma l'ho sempre desiderata anche in nero e volevo vendere quella nude, visto che ho preso questa, volevo vendere quella nude. Tomas si è opposto fermamente, mi ha detto assolutamente no, è bellissima, tienile entrambe, sono stupende, tieni anche quella nude, è difficile da trovare. E quindi alla fine l'ho tenuta, non venderò quella nude, ma ho già venduto, avete presente quando ho preso il wallet on chain piccolino,
sempre boy nero con hardware dorato. Vi avevo detto anche nel video, siccome non prenderò mai la boy bag grande perché già ce l'ho in nude, ho preso questo piccolino. Ebbene, quello l'ho venduto, l'ho venduto in 24 ore, cioè impossibile, incredibile ma vero, l'ho venduto subitissimo e prima ho preso questa, poi sono tornata a casa e ho detto ok, inutile che io tenga il wallet on chain piccolino che è praticamente uguale a questo ma molto più piccolo, quindi l'ho venduto. E non mi sono pentita per niente perché finalmente ho lei, la boy bag. Questa è la misura, che misura è? Non lo so, comunque, qui c'è la catena, non so che misura sia, credo, non è quella più grande ma quella subito dopo, se non sbaglio. Amo questa borsa e vi devo dire che la indosserò subito stasera, perché stasera andiamo a cena ad amici e io appena finisco di filmare questo video la riempio con tutte le mie cose e oggi la indosso, perché ho aspettato talmente tanto che non mi sembra vero di averla, cioè ho aspettato talmente tanto che quasi mi è venuto il dubbio se davvero ce l'ho. E questa è lei, è la boy bag. Mi hanno detto che hanno hanno cambiato tipo di pelle delle borse e che questa non è come l'altra pelle, quindi come quella che avevo io, che ho io in nude, ma è più resistente. Whatever that means, cioè non sono sicura di che tipo di pelle si tratti, io non sono per niente brava però a ricordare questi dettagli, però so che è più resistente, quindi sono contenta, anche se quella nude ce l'ho da quasi 2 anni e vi dico che è ancora perfetta. Questa è lei, la mitica boy bag, siccome è della stessa misura della nude che ho, so che all'interno ci sta anche parecchia roba. Che cosa c'è qui? Ah, c'è il coso che la protegge, quindi ha una tasca interna, non so se si vede tanto bene in video, una tasca interna e poi la tasca più grande in cui appunto riesco a far stare tutto, ci sta portafogli, chiavi di casa, mini beauty case con rossetto del giorno, mini mascara, insomma io poi ho tutto mini size, ci stanno le chiavi di casa, ci stanno gli occhiali, quindi è la borsa perfetta e io la amo. Ho provato anche quella che era appunto leggermente più piccolina, ma uno, non ci stava tanta roba dentro, era più una mini, però costava molto di più rispetto alle normali mini e aveva veramente una piccolissima differenza rispetto a questa, e quindi ho preso questa. Amo, sono troppo contenta perché ho rimandato talmente tanto l'acquisto di questa borsa e poi mi sono detto ok, tanto non la troverò, è talmente difficile da trovare, era là e l'ho presa, tipo destino, l'ho presa. Quindi questi sono i miei regali di compleanno e i miei autoregali di compleanno. Spero che vi sia piaciuto questo video, l'avete aspettato talmente tanto che cioè non vedevo l'ora di filmarlo per condividere con voi. Voi lo sapete che è un po' come avere davanti una mia amica e farle vedere tutto quello che ho ricevuto e quello che mi sono comprata. Spero appunto che vi sia piaciuto, niente, io come al solito chiacchiero un sacco, non vorrei mai salutarvi perché mi diverto troppo stare qua con voi, quindi vi mando un bacio grossissimo. Ah sì, anche qua vi voglio chiedere, fatemi sapere se volete che io inizi col vlogmas dal 1° dicembre e inizi a caricare 6 video a settimana. Sto ancora pensando se farne 5, quindi dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, perché i miei video sono, alcuni dei miei video sono piuttosto elaborati da editare, quindi non so se poi riuscirei a farne 6 a settimana. Cosa ne dite se ne facessi dal lunedì al venerdì uno al giorno, tra cui anche tanti vlog? Fatemi sapere davvero, qualsiasi richiesta, qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, io che li leggo sempre tutti, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma li leggo tutti, vi lascio cuoricino, li leggo al 100%, ve lo giuro. Quindi un bacio grandissimo, ragazzi, vi voglio bene, un mega abbraccio, e alla prossima. Ciao!